Ragazzi, cazzo, dai! Non riesco, non mi capacito, ragazzi, incredibile. 2-0 Milan contro l'Atalanta, contro quelli che, a detta di tutti, anche a detta mia, erano un flagello per tutte le squadre, cioè, quelli sono praticamente Attila. E meno male il Milan è riuscito a vincere, dimostrando una forza di spirito incredibile, incredibile, ragazzi, ciò che ha fatto il Milan oggi. Milan batte Atalanta 2-0. Allora, 2-0 per il Milan, andiamo a vedere le pagelle perché non so dire altro, mo' testa a Sassuolo, però vediamo le pagelle del Milan, dai. Coraggio, allora, una, diciamo, allora, scusate, uno che stavo dicendo. Allora, diciamo, scusate, Leandro, mi sistemi i pantaloni che sono veramente così. Allora, Milan-Atalanta 2-0, partiamo da, allora, Magic Mike, voto Mike Maignan, voto 7. Perché stasera veramente, ma Mike, hai fatto solo la parata su Muriel o quello che è, insomma, quindi qualcosa l'hai fatta di buono, però parliamoci chiaro, non hai fatto una cosa parata eccezionalissima, però il 7 ci sta perché hai fatto un di discreti interventi comunque. I tiri in porta sono 5-2 per il Milan, le statistiche sono un pochino più a favore dell'Atalanta che ha fatto più attacchi pericolosi. Ma parliamoci chiaro, come tiri in porta non c'è paragone, tiri e tiri in porta, tutto il Milan ha fatto, cioè Milan tiri in porta 5, Atalanta 2, cioè Milan ha meritato ampiamente la vittoria, ragazzi miei, che cacchio vogliamo dire di più? Allora, un Milan veramente grande, Gasperini ha protestato alla malamente sul gol del 1-0, ma ragazzi miei, il gol... come si chiama? Il gol dell'1-0 per il Milan è regolare perché Kalulu non tocca con i piedi il difensore, c'è un po' di tiro di maglietta, indubbiamente, ma quelle azioni, cioè per dire, anche a Giroud è stata tirata la maglietta nel primo tempo con un potenziale punizione per il Milan, eppure, scusate un attimo, l'orecchio mi prude molto, eppure Orsato, l'arbitro, non ha chiamato, quindi c'è. Che cacchio volete? 1-0 Milan regolarissimo. Andiamo sul 2, se c'era sul 2 magari. Andiamo adesso ai giocatori allora in campo. Allora, come abbiamo detto, tornando agli le pagelle, appunto, Kalulu e Tomori entrambi gli stessi voti, 7-7. Complimenti ragazzi, veramente complimenti per la difesa. Non siete stati ammoniti, quindi fino alla fine Kalulu Tomori. Fino alla fine voi. Coraggio, dai ragazzi, bravissimi. Bravissimi ragazzi, ora combattiamo per l'ultima di campionato, dai Milan, Kalulu Tomori, dai. Allora, sto comunque in ansia, ma devo ammetterlo, un po' meno, ma comunque in ansia, sto per l'ultima, però dai coraggio Milan, coraggio, coraggio. Allora, Teo Hernandez, Teuccio, ma non dite che sono avaro con i voti. Teo, per quello che hai, per il gol, per l'azione che hai fatto, ti sei guadagnato... Un bel, come si chiama? Ti sei guadagnato un bel, come si chiama? Un bel 6 e mezzo 7. Però parliamoci chiaro, in tutta la partita non è che hai fatto chissà quali grandi cose, però dai, va benissimo. La partita l'hanno decisa la fascia sinistra del Milan, l'ha decisa la fascia sinistra del Milan, incredibile, ragazzi. Cioè il Milan è riuscito non solo a battere l'Atalanta più volte di seguito, ma stiamo riuscendo finalmente a conquistare, cioè abbiamo richiuso un cerchio praticamente, ora dobbiamo fare solo il tocco finale. Abbiamo fatto, effettivamente abbiamo chiuso un cerchio, il Milan è riuscito a battere l'Atalanta e non solo siamo in primi a più 5 dall'Inter, ma addirittura abbiamo fatto un favore ai romanisti, perché noi battendo l'Atalanta... Siamo riusciti a fermare là nella corsa europea e quindi la Roma ha più possibilità. Io parlo della Roma perché sono amico dei Lupacchiotti e lo sanno tutti. Se sanno tutti che sono gemellato con la Roma. Gli diamo la possibilità di andare in Europa League in caso non dovessero. Vabbè, non voglio portargli sfiga, poveracci, sono amici i romanisti. Mourinho è un coglione, ma i romanisti mi sono simpatici, quindi. Dicevamo, lo rendono meno antipatico. Tornando al Milan, dicevamo. Teo, voto 6,5-7. Calabria, caro Daviduccio, stasera ti prendi un bel 4,5. Mi dispiace, Davide, ma non è possibile. Hai sbagliato quasi tutti i passaggi. Porca puttana, non so come cazzo dirtelo, Davide. Hai fatto stasera, io pensavo, ma quando è Flint che fa entrare Florenzi? Solo agli ultimi minuti, però. Non, il pubblico ti ha applaudito perché ti siamo molto grati, ma per il resto, Daviduccio, hai fatto delle cavolate incredibili. Molto sottotono sei. Speriamo che ti riprendi per Sassuolo Milan, così potrai provare il tuo valore. Allora, dicevamo, vediamo un poco. Ah, sì. Poi allora, andando avanti, Tonali che sì,
Voto, guardate, io Tonali 8, perché ha fatto veramente una super partita Tonali, come sempre. Non si è manco fatto ammonire Sandruccio, bello. Tonali veramente cuore rossonero. Poi chi ci sta? Allora, scusate un attimo, purtroppo mi fa prurito sta cosa. Allora, poi che sì, io direi Frank, un'ultima San Siro da 6. Lo so, una scelta di vita al Barcellona, lo so, però ci fai male lo stesso, però dai, alla fine non è così male. Festeggia almeno con noi in caso dovessimo vincere, e poi grazie, ciao, ciao, che devo dirti, ci mancherai. Se Sanchez e Adli, diciamo, non dovessero, forse sì, però Sanchez è un buon giocatore. Certo, Adli, cioè tu sei un'altra cosa, però Sanchez, direi che tu e Renato Sanchez... Forse Renato Sanchez è un po' più forte, però tu sei più bravo a trattenere la palla, quindi ci mancherai, Frank. Però con un po' Bega e con Tonali dovremmo fare una coppia, niente male. Poi c'è pure Benacer, quindi insomma Ismaele. Allora, dicevamo, per quanto riguarda gli altri giocatori, allora, Krunic, 6 meno. Non tanto, ti sei impegnato, perciò ti do la sufficienza. Si vede che eri un po' sottotono anche tu, però dai, su, non posso essere cattivo, hai fatto di tutto in questa partita. 6 meno, Krunic. Se le Makers voto 4, caro Alexis, sei il peggiore della partita. 4. Cioè io, Giroud si prende un 5 perché almeno un pochino si è impegnato. Tu non hai fatto veramente niente. Cioè non hai fatto niente, Alexis. Ma che cazzo dobbiamo fare con te? Spero che ti, te lo dico, guarda, spero che ti vendano qua a fine in estate perché non si può andare avanti con te, veramente. Messias, sono triste che ci lascerai. Voto tuo è 6, cazzo. Sei quantomeno fatto una partita decente. Purtroppo non hai calciato buone cose perché hai fatto pochi minuti. Cioè, pochi minuti no, hai fatto comunque 20 minuti, una cosa del genere. Però, dai, almeno tu ti sei impegnato. L'emblema di questa stagione. Messias 6 perché non ha fatto cose eccezionali. Ma almeno è stato presente. Tu, caro Alexis, 4 l'emblema della tua stagione. Cioè, non hai fatto. A parte con la Salernitana, non hai fatto. Scusa un attimo, Irina, per favore, sto facendo il video. Un attimo solo, solo un secondo. Scusate un attimo, ragazzi, sto parlando con la mia compagna di casa. Allora, tornando a noi, finiamo un attimo, finiamo il video, anche perché qua Irina deve cucinare, quindi sbrighiamoci. Allora, ti rimproverò un'altra volta, Alexis. Allora, Leao, per il gol, voto 7,5, ma anche per le giocate. Come la tua stagione? 7,5-8. Grande, Rafael, grande. Bene, Giroud l'ho già detto, vabbè, stavolta non ce l'hai fatta, Oliviero, ma non puoi fare sempre tutto tu. Una stagione più che sufficiente per te da 6 e mezzo. 7 per il gol nel derby, doppietta nel derby, per dirò 7. Per il resto, oggi dipendi 5, però capita. Ibra non è entrato in tutto questo, Ibra non è entrato. Rebic, 6 meno perché qualcosa si è vista, però niente di che. Florenzi, senza voto perché non hai fatto granché. Pochi altri cugini, Bakayoko, manco senza voto, manco ha fatto nulla. Pioli direi 7, per come l'hai gestita con la tranquillità, si vede che sei maturato, Pioli. Finalmente sei un allenatore con le palle. In realtà forse tu lo sei, però semplicemente doveva Ibra ti ha fatto capire che lo eri comunque. Mo Ibra, come hai detto tu, speriamo, allora, Ibra si ritirerà a fine stagione, parliamoci chiaro, non può andare avanti, però speriamo che resti come dirigente. Comunque... Il Milan è riuscito in ogni caso a maturare pure senza Ibrahimovic, quindi cioè, complimenti alla squadra che non molla mai. Bene ragazzi, il video è finito qui, lasciate un like se vi piace. Scusatemi se magari non mi vedete completamente, però ho scelto un'angolazione un po' particolare. Vabbè, sempre forza Milan ragazzi e speriamo adesso che il Milan vinca a Sassuolo e che il Cagliari strappi almeno un pareggio. Perché dico questo e non la vittoria? Salernitani, ve lo dico in faccia. Io voglio che il Milan vinca lo scudo, ma preferirei un pareggio col Cagliari perché, sinceramente, non voglio che retrocediate. Da milanista, spero che restiate in Serie A. Dai, Milan e Salernitani, non vi preoccupate. Speriamo di cioè, speriamo che vi salvate, però. Coraggio, dai. Forza, Milan.